Ciao ragazzi! Ciao amici! Bentornati con i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Quattro peccati dell'Apocalisse, i sette cavalieri del peccato. Sì, episodio 18. Episodio 18 finalmente, dopo l'ultimo episodio che è stato ricco di colpi di scena, no, però momenti belli, momenti profondi. Beh, c'erano comunque i cavalieri, avevamo visto Tristan alla fine, i cavalieri sacri di Tristan che stavano combattendo contro... Bravo, Tristan è un bel colpo di scena, sì. Difatti adesso vediamo cosa succede a Tristan, che in teoria è arrivato col quarto cavaliere. Quindi vediamo se riusciamo a vedere questo quarto cavaliere. Dai, perfetto, ci siamo. Ok, iniziamo. Attenzione che c'è una gatta qui. È il suo sicario. Bartra. Ah sì, nei commenti avevano scritto che Arthur, allora, torniamo indietro, in una puntata Arthur ha detto: io non posso attaccare Lioness perché loro hanno Vision. E io mi sono chiesto, ma che cazzo è Vision? Vision era il potere di lui, ti ricordi? Che lui vede quello che può succedere, no? Difatti l'ha commentato, mi sembra, il Giuse. Grande Giuse, sempre sul pezzo. Sempre sul pezzo, se... che ci ha ricordato che grazie a questo potere... i nemici faticano ad attaccare Lioness perché lui ha questo potere magico. Ho capito. Semplicemente. Quindi se lui se ne va, sono cazzi. La lama di un traditore. Episodio 18, l'incontro tra i cavalieri della profezia. Let's go, raga. C'è subito un Tristan incazzato nero. Che stile. Bellissimo. Ah, giusto. Che magia pazzesca. Ecco, svegliatevi. Ma toglietevi sta roba. Come godo. Questo mi sta sul cazzo. Oh mio Dio, cosa gli ha fatto? Porca merda! Scopriti che c'ha un marchio del demone, non lo vediamo noi però. Sì, sicuro. Oh mio Dio! Quanto è forte! Si è trasformato... Oh mio Dio! Oh mio Dio! What the fuck? Che bello che è. È fuori Tristan. Se mi fa paura. Mi preoccupa sta cosa, però. Può essere veramente lui che distrugge tutto alla fine. Capisci? Mm-hmm. Sì, bravo. Bravo, diglielo. Per me è il Kion Lee il traditore. Sì, ma parlava di un traditore tra i quattro cavalieri dell'Apocalisse, però. No. No, diceva un assassino del caos e la lama di un traditore, semplicemente. Oh, ok. Cazzo. Fa paura.
てこない。どうして僕の能力はみんなの思いがなくては使えないんだ。私に任せて。ヒールスター。Mamma mia, è diventato fortissimo. Pazzesco. Che spettacolo. Com'è compiaciuto? Ma cosa ridi? Si vede che ti piace. Vuoi vedere che non riesce? Vuoi vedere che non riesce? Bravo amore. Sto Kion qua non è tutto a posto. Cioè passa da... Sì. Ma appunto... Passa da schizzato da... Mia, veramente? Sì, un po' incompetente. Cioè, tutti loro tre. È lui il tattore. È lui. Bugie. Eccole le bugie. È vero che partite un po' da lei, però. Sì, però lui doveva fermare, lui se sapeva. Non doveva, sì, esatto. Aspetta. Scusa, già che hai fermato, volevo dire, fighissimo il fatto che hai ereditato anche le ali dalla mamma. Mamma mia, che colpo di scena quello! È stato pazzesco, sì. Ma il suo cognome è Liones? Tristan Liones? Ma forse... ho scoperto solo oggi che Elizabeth fa di cognome Liones? Sì, esatto. Forse sì, forse sì. What the fuck? Vedi che Lancelot. Oh! Ma perché? Ma come? Ma quando? Ma raga, ma mamma mia. Oh Dio, no, io volevo vederlo. Che leader. E lui va da solo. Perché ha il sole sull'armatura? Cosa? Scusami, ma magia dorata, a me viene in mente la grazia di coso, eh? Sì, boh, vediamo. Cosa? Merda. Che leader pazzesco. Sì, veramente. Lui è sul pezzo di brutto. Appunto, dovrebbe subito essere visibile. No, mi piace troppo sta cosa che hanno sempre... Che hanno i segni della lotta addosso. Sì. Troppo figo. D'accordo. Inquietante. E non era la lingua dei demoni, vado.
No, ha detto non sei un demone. La lingua Tristan ha detto che non è una lingua che non conosceva. Ma secondo me conosce la lingua dei demoni, Tristan. Beh, penso, può è essere. Per metà demone. Però ha detto non sei un demone, quindi in realtà è poco chiaro da dove deriva, cos'è. Secondo me comunque ci sarà da sorprendere. È un'altra cosa, secondo me, una cosa più spaventosa. Sì. Minna da punto ni shinjatta to omotta da. Zibun demo nani o shita ga? Nani o itte da no ga? Boku sukkoku ureshii da. Minna ga issho ni itte kurere koto ga. Omae tte ba, ore tachi ga inai to tenden tayori ne en da kara na. Tristan tai no kion. Uso. La profezia, ti ricordi? Non la profezia, la visione. Visione c'era la pioggia. E aveva detto quando arriverà i tuoni, arriveranno i tuoni o la luna, una roba del genere. Si incontreranno i cavalieri. Visto che piove, okay, magari okay. Arriva il temporale. Sì. Cos'è uno strano temporale? Che ah, luna, vedi? Si incontrano adesso. Sì. Un cavaliere della... Ok. Porca miseria! No! Porca Scusa. Miseria! No! Via, oh, via, oh, via. Oh, c'è qualcosa? Ah, boh, sente i pensieri. What the hell? Sì, ma... Cosa? Ma cosa? Ma perché? Comunque come il papà gli piace alle bambine. Oh mio Dio, okay. Oddio, via. Che cazzo. Oh, ok, ok, vabbè, bello, 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 bello. Sempre bello, sì. Che episodio. No, volevo dire che questa cosa di Parsival mi preoccupa. Cioè, adesso lo vedo con occhi diversi. Ho paura, mi fa paura. Sì. Perché è tutto allora, buono, era dolce, incosciente, ma... era incosciente. Nel senso che fa ancora più paura perché non lo controlla. Esatto, però può imparare a controllarlo. Speriamo. Come ha fatto anche Meliodas alla fine. Speriamo. Perché sentendo anche la profezia, vedendo di cosa è capace, mamma mia, fa paura. Sì. Poi quella scena dove i suoi tre amici l'hanno abbracciato, hanno detto qualsiasi cosa succede Parsival è Parsival, noi siamo con lui. No, mamma mia, mi sembrava la scena di una setta. Mi è venuta un po' di FIFA, ho detto cazzo, ma aiuto. Però in realtà quel gruppo di amici che si è creato sono la sua forza, secondo me. Però, e farà la differenza in futuro. Certo, però tu pensa che magari un giorno Parsival, per dire, diventa non cattivo, ma inizia a fare delle azioni strane. E loro, guidati da questa loro, sai, cecità, che lo amano, sai, alla cieca, gli danno la forza. No, no, comunque, no, 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 secondo me no. Cioè, ciao, mi ha messo un po' di paura. Cose, no, secondo me invece quando... Perché lui ha reagito così perché pensava che i suoi amici fossero morti. Quindi secondo me fin tanto che loro sono in vita e gli danno amore, lui non fa azioni... Lo spero, lo spero. E anzi, loro saranno quelli che lo aiuteranno a tornare in sé, credo. Sì. Poi vedremo, ne abbiamo ancora tanti, insomma, da vedere. Mi ricorda un po' questa cosa, un po' Meliodas, quando i primi episodi era quello sempre buono, allegro, sereno, e poi è diventato il demone, no? E vedevi questi suoi due lati, no? Un po' simile la cosa. Sì. Detto questo, boh, la scena delle ali spettacolare. Colpo di scena pazzesco, veramente. Però mi chiedo se Tristan userà mai il suo potere del demone. Probabilmente anch'io. Quando magari si troverà con le spalle al muro lo userà, sai. Credo che abbia imparato a controllarlo ad oggi, perché lo vedo molto più sicuro rispetto a film che avevamo visto di sette. Può essere, oppure ha scelto solo la strada dei... Divina. Divina, sì. Vediamo, vedremo, vedremo. Vedremo, e questa chissà chi è. Sempre più misteri, sono molto curioso. Comunque stavo pensando in merito alla visione, di Vision, chiamiamolo così. Sì. Perché l'armatura del quarto cavaliere sembra molto l'armatura di un cavaliere del caos.
Ah, sì, forse gliela ha data Arthur, visto che sono imparentati. È vero, no, pensavo, visto che diceva che saranno sconvolti, i quattro si incontreranno, ma saranno appunto sconvolti da un cavaliere del caos e la lama di un traditore. Traditore molto probabilmente è Kion. E se questo quarto cavaliere in realtà non fosse quello che ha portato Tristan, ma un altro che è già lì nel gruppo, e il quarto cavaliere che ha portato Tristan in realtà è un cavaliere del caos? Ah, carina questa teoria. Vediamo, cioè vedremo, aspetteremo ormai, dovremo tutta la settimana. Comunque appunto, riferendomi alla magia dorata del cavaliere e all'armatura, secondo me c'è un seguito con Escanor qualcosa, secondo me sì, perché io sono legato a questa teoria, sì, io ci credo tanto al fatto che anche quando Escanor è morto, se ti ricordi bene, prima di morire ha detto una frase che adesso non mi ricordo esattamente, che però faceva intendere che lui poteva comunque, non lo so, non una reincarnazione, però qualcosa di simile. Ok. Non lo so. Beh, alla fine la sua grazia è stata persa da Mael. Sì. E boh, vedremo. Io ci credo che tornerà il King. Boh, non proprio lui, magari, però un riferimento, un qualcosa. Okay. Un erede, sì, un qualcosa del genere. Vedremo. Comunque, niente ragazzi, diteci anche voi la vostra, mi raccomando senza spoiler, per favore. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!